L'energia nelle sue molteplici forme, dal suono alla luce, al vento, tutto produce energia di cui beneficiamo ogni giorno nelle nostre vite. Si intitola Feeling the Energy, l'installazione che Any Plenitude ha presentato al Fuorisalone 2022 di Milano all'interno dello spazio dell'Orto Botanico di Brera. Progettata dallo studio internazionale di design e innovazione Carlo Ratti Associati con la collaborazione di Italo Rota. Un modo per far toccare con mano diverse forme di energia che sono al centro dell'impegno strategico di Eni Plenitude. Plenitude è impegnata sul percorso di transizione. Noi abbiamo obiettivi molto, molto sfidanti. Vogliamo raggiungere, le emissioni zero di CO2 al 2040 per noi e per tutti i nostri clienti. Abbiamo come obiettivi di raggiungere al 2025 l'installazione di capacità di energia da fonte rinnovabile di oltre 6 gigawatt. Vogliamo incrementare il nostro numero di clienti, che sono 10 milioni oggi, vogliamo che diventino 11 milioni e mezzo, e abbiamo anche una società dedicata all'installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Oggi abbiamo più di 7.000 punti di ricarica, vogliamo raggiungere 30.000. Questi punti di ricarica forniscono solo energia da fonte rinnovabile. Obiettivi molto sfidanti che si concretizzano al Fuorisalone in una esperienza multisensoriale in cui l'energia che ci circonda può essere percepita in diversi modi attraverso i cinque sensi. Il concept del Design Week è regeneration, e quindi cosa più si rigenera, si genera dell'energia. Quindi abbiamo voluto veramente colto questa affinità per parlare di energia, ma più che parlarne, farla percepire. Sappiamo che l'energia è la base di qualsiasi forma vitale, no? Primordiale e anche originaria e originante, però spesso non ci soffermiamo a pensare e a osservarla. E quindi siamo qui proprio per far sentire l'energia e farla esplorare, ma anche educare o accompagnare i nostri visitatori sulla strada della transizione energetica. Il progetto utilizza 500 metri di rame antibatterico per creare un percorso lungo il quale i visitatori potranno sperimentare, attraverso dinamiche di gioco ingaggianti, diverse forme di produzione di energia sostenibile, come quella solare, eolica, il raffreddamento evaporativo e persino l'energia sonora.